Amici, bentornati in questo nuovissimo video. Suppongo che questo video esca alle 7 del mattino sul primo canale. Perché oggi, ragazzi, vi anticipo una cosa. Questo video, come avrete letto dal titolo, è sugli allenatori dei mondiali, perché sono uscite alcune indiscrezioni su allenatori ai nazionali, Ancelotti, Ma comunque, vi anticipo che sul secondo canale, teoricamente, uscirà un mini prepartita di Argentina-Croazia verso le 17-18. E poi vi annuncio un'altra cosa, che ragazzi cercherò, se riuscirò, scusate la doppio accento che dà fastidio alle orecchie, ma comunque se riuscirò a portarvi non solo il post partita su questo canale, ma sul secondo canale, ragazzi, portarvi un post primo tempo, per parlare un po' del primo tempo, un post partita, magari un post primo tempo un po' più breve, 3-4 minuti, perché non ci sarà tanto da dire, ma comunque qualcosa ci sarà. Ma comunque, bentornati a questo nuovissimo video. Andiamo a parlare, ragazzi, di panchine, perché ci sono stati tantissimi allenatori che si sono dimessi o che sono stati esonerati. Mancini, allora, piccolo sfogo. Quelli che dico Mancini prende esempio, io li vorrei prendere e sbattere al muro. Perché veramente mi dà un fastidio nero chi dice Mancini prende esempio. Allora, la delusione mondiale è innegabile. Ma comunque, vi ricordo che lui ci ha fatto rinascere sempre da un mondiale a cui non ci eravamo qualificati. Ci ha fatto rinascere a vincere l'Europeo. Osannato Dio indiscusso! E poi lo volete mandare via. Ma va, piatti a culo. Onestamente, ragazzi, cioè, onestamente, vaffanculo. Molto chiaramente. Allora, partiamo, ragazzi, dalla panchina forse più prestigiosa del mondo. La panchina della nazionale più conosciuta, calcisticamente parlando, forse al mondo. Stiamo parlando ovviamente, ragazzi, dei brasiliani del Brasile. Eliminati clamorosamente contro contro la Croazia, facendo un mondiale un po' meh. Eliminati la Croazia, un flop totale. Ma Tite, ragazzi, si è dimesso. Allora, si dice che già il destino di Tite fosse già deciso. Io mi ricordo, ragazzi, che lui aveva detto, a prescindere, come hanno fatto alcuni allenatori, a prescindere di come andrà questo mondiale, io, dopo il mondiale, possiamo anche vincerlo, possiamo non perdere una partita e fare 15 gol a partita, ma io me ne vado. Ecco, io mi ricordo questo. Ma comunque, a prescindere, si è dimesso alla fine, quindi non c'è più questo problema, tra virgolette. Dite, ragazzi, che io prima che andasse al Brasile onestamente non conoscevo, sono spuntati alcuni nomi, ragazzi, ovvero il nome più clamoroso, ragazzi, sembra quello di Ancelotti. Ancelotti sembra che la Seleção abbia fatto una proposta a Ancelotti e io, ragazzi, vorrei assolutamente vedere Ancelotti allenare una nazionale. E io, ragazzi, mi sarei aspettato che a questo, tra virgolette, sondaggio lui avrebbe risposto: guarda, io lo per Real mi ritiro, come ha detto, a prescindere che siano 15 anni, 20 anni, finché il Real non mi dice guarda, la porta è quella, vattene, io resto qua. Voglio chiudere la carriera al Real. Però sembra che abbia detto: guarda, lasciami finire, lasciami un po' di tempo per pensare, lasciami finire prima la stagione con Real e poi vediamo. Si dice, ragazzi, c'è stata questa news già tanti mesi fa, forse ci feci anche un video, ovvero su quella di Guardiola al Brasile. Da ciò che avevo sentito, anche il fenomeno, ragazzi, Ronaldo, il fenomeno, avrebbe detto che ci avrebbe provato con Pep Guardiola, però dopo il rinnovo monstri mi sembra che guadagnerà 25 milioni, roba del genere, al Manchester City, ha detto di no. Guardiola, perché, ok, ragazzi, su FIFA si può fare quella di allenare una squadra e allenare una nazionale, ma comunque non lo puoi fare nella vita reale. E quindi Guardiola è un'altra scelta fuori. Poi, ragazzi, c'è, ragazzi, scusate la ripetizione, quella di, adesso mi viene, ma se non sbaglio si chiama Jorge Santos, allenatore attualmente al Fenerbahce, e sarebbe la scelta forse più ovvia. Penso, ragazzi, che Ancelotti alla fine non arriverà, ma che arriverà questo Jorge Santos. E poi è uscito, ragazzi, adesso non ricordo il nome dell'allenatore della Fluminense,
ma comunque il classico allenatore brasiliano che è conosciuto in patria, perché ovviamente in Brasile, ma che essendo oltreoceano, campionato brasiliano, anche io il sottoscritto non lo segue particolarmente, e quindi è il nome sempre, come se non sbaglio anche Tite, o come può essere l'allenatore dell'Argentina, Solari, che in patria viene conosciuto, magari qualcuno lo ricorda come ad esempio Solari come un calciatore non male, facciamo un esempio, il Bentancur della situazione, forse qualcosa anche in più, lo Zaccaria, ecco, ma che non ha mai brillato. Ecco, queste sono le opzioni per il Brasile. Passiamo ragazzi a altre opzioni, ovvero quella del Portogallo. Fernando Santos si dice ragazzi che se ne stia andando, però l'unico per ora desiderio, perché che potrebbe esserci, è più che altro un desiderio perché non ci sono ancora allenatori proprio candidati, è quello ragazzi di José Mourinho. Ma questo sappiamo tutti che è un sogno. Passiamo alla Spagna, dove non ci sono candidati, sappiamo che Luis Enrique è stato esonerato. Allora, piccolo momento sfogo. Luis Enrique a me piace. Io penso, ragazzi, che tornerà in una squadra di club. È un'idea. Penso, cioè, non è che penso. Potrebbe, secondo me, succedere. Vedendo il Siviglia attualmente, che se non sbaglio è 18esimo, zona retrocessione per il Siviglia, che l'anno scorso, se non sbaglio, si è quasi anche giocato nella seconda posizione. Secondo me, Luis Enrique potrebbe ripartire alla. O in caso di clamoroso per quanto riguarda esonero di Xavi, ripartire da dove ha vinto tutto, ovvero il Barcellona. Mentre invece come sostituti possibili attualmente niente. Allora parliamo dell'Olanda. Olanda, ragazzi, Van Gaal l'aveva detto, era tornato ad allenare, aveva annunciato nel 2019 il ritiro dalla sua attività di allenatore, mentre invece è tornato ad allenare solamente per l'Olanda in questo mondiale. Adesso il nuovo sostituto, ragazzi. Oh, chi è? Ronald Koeman. Sempre, ragazzi, questa fila un po' di ex calciatori o allenatori di grande successo. Più che altro lui, calciatore di grande successo, uno dei più grandi tiratori di punizioni. Il GOAT delle punizioni. Il GOAT, mettiamola così, di difensore attaccante, perché veramente Koeman è molto sottovalutato. È stato un ottimo giocatore proprio per il Barcellona. Ma alla fine vedremo ragazzi quest'anno cosa farà per gli Orange. Mentre invece, piccola notizia. Allora, si dice ragazzi che ormai siamo 3-4 anni, che lo sentiamo praticamente subito dopo il mondiale, che Zidane allena la Francia. Quando Zidane è disoccupato si dice o che allenerà la Juve nella sua prima disoccupazione del Real dopo la Champions, o che allenerà la Francia, soprattutto nell'ultimo periodo, anche mentre era la sua seconda esperienza al Real. E Zidane, ragazzi, non so se ce l'ho. Non ho idea se vedrei Zidane allenare una nazionale. Vediamo, il tempo ce lo potrà dire. Si dice, ragazzi, che a prescindere da Deschamps, se vinca il mondiale sul secondo consecutivo, che attualmente, essendo alle semifinali, non sarebbe neanche una cosa così eclatante, a prescindere, verrebbe esonerato per far spazio all'ex blanco Zinedine Zidane. Comunque, ragazzi, questa è la girandola, allenatori, perché è veramente molto interessante, di questo mondiale, dopo questo mondiale per alcuni o durante. Io comunque vi saluto, noi ci vediamo al video delle 13:45, che sarà una bomba.